Oggi è stata un evento decisamente importante per Egualia e per il gruppo di lavoro delle Value Added Medicine, perché è stato presentato l'Expert Opinion, alla cui redazione hanno partecipato veramente tanti stakeholders, dai medici di medicina generale alle rappresentanze dei pazienti, alla ricerca clinica, al mondo degli specialisti, ai professori di Health Economics. Ed insieme hanno messo in chiaro cosa sono le Value Added Medicine, quindi farmaci off patent che, grazie ad una riformulazione, a un repurposing, quindi a nuove indicazioni o alla combinazione di questi insieme ad altre molecole, a device, ad app tecnologiche, possono garantire un valore aggiunto alla salute dei pazienti e un'opzione terapeutica aggiuntiva per i clinici e per un risparmio in alcuni casi per il Servizio Sanitario Nazionale. Oggi all'evento di Egualia, il valore aggiunto della salute, ho presentato le visioni europee su quello che è il repurposing, ovvero trovare un nuovo uso per dei farmaci che sono già esistenti. Normalmente si tratta di utilizzare delle medicine che sono già disponibili da diversi anni e che quindi conosciamo bene in termini del loro profilo di efficacia, ma anche di sicurezza, per utilizzarle per nuove malattie. Ne abbiamo avuto un esempio durante la pandemia con l'uso del dexamethasone per il trattamento dei pazienti Covid severi, ma ad oggi ci sono più farmaci che avrebbero il potenziale di essere utilizzati con questa modalità, riposizionati in gergo, e questo potenziale non viene sfruttato. Perché? Per tre motivi principali: la mancanza di chiarezza a livello regolatorio, la mancanza di incentivi adeguati e la mancanza di un riconoscimento nel momento in cui si va a negoziare il prezzo del lavoro fatto nell'investire in ricerca per il repurposing. La necessità di valorizzare questi farmaci viene come interesse condiviso da tante comunità, il paziente prima di tutto, ma anche chi si trova a gestire la spesa sanitaria, perché avere una molecola conosciuta significa saltare tanti passaggi in sicurezza, risparmiare tanti soldi e probabilmente risparmiare anche nella gestione del paziente. L'opportunità direi che sono incontrovertibile e quindi il sistema ora deve trovarlo. Ci sono anche incoraggianti esempi già di altri sistemi che hanno trovato un approccio per iniziare a introdurre questa modalità di innovazione cosiddetta incrementale, e sicuramente vanno esplorati, vanno fatti magari piloti, si può iniziare per gradini, ma va fatto subito perché è un efficientamento, e in questo momento il nostro sistema ha bisogno di qualsiasi anche marginale efficientamento possibile. Noi ci siamo, abbiamo questa expert opinion che contiene degli esempi concreti di value added medicine e contiene gli strumenti sui quali vorremmo confrontarci per dotarci finalmente di una legislazione favorevole per l'introduzione di queste molecole all'interno del nostro sistema sanitario nazionale.